Mi chiamo Umberto Cortinovis, sono un chirurgo plastico, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e da circa 25 anni mi occupo di chirurgia plastica ricostruttiva post-oncologica. Lavoro infatti da 25 anni presso l'Istituto Nazionale Tumore di Milano, che da sempre è stato molto attivo e partecipativo e propositivo per eseguire questo tipo di chirurgia ricostruttiva che negli anni è diventato un pochino il pane quotidiano della nostra attività. Partiamo subito però parlando di numeri, perché per noi è importante con un'attività scientifica conoscere i numeri. Sappiamo che ogni anno in Italia vengono circa diagnosticati circa 370.000 casi di tumore, quasi 1.000 al giorno, sono tanti. Soprattutto se pensiamo ai decessi che per neoplasia, i dati ISTAT sono riferiti al 2019, perché in questi anni di pandemia non è stato così semplice, così facile riuscire a capire questo. Sono molto di più, come leggete, i casi di decessi di neoplasia rispetto al Covid, con tutte le conseguenze che ben sappiamo e che ha portato in questi anni della nostra vita. Per quanto riguarda la mammella, circa una donna su 8 può ammalarsi di questo tipo di tumore. In Italia vengono eseguiti circa 55.000 interventi chirurgici per tumore mammario. Infatti, come vedete, è tra le neoplasie più frequenti che possono colpire la popolazione adulta. Non colpisce solo la donna, ma anche gli uomini, certo in un numero molto più limitato, ma i dati ci dicono che siamo circa 500 le persone di sesso maschile che possono andare incontro ad avere questo tipo di problema. La sopravvivenza però è alta, perché parliamo di oltre l'80%, addirittura 10 anni di età, ed è questo il motivo per il quale noi consideriamo il tumore della mammella come una neoplasia guaribile e curabile, e questo è importante. Perché è importante la mammella? Femminilità, autostima, fertilità, abbondanza. I puntini che vedete in fondo rappresentano il significato che ogni donna possa dare al proprio seno e alla propria mammella. Ed è anche per questo che è fondamentale, dopo un intervento altamente demolitivo, poter ricostruire e ridare un'integrità fisica a queste signore. E infatti la chirurgia ricostruttiva deve essere parte integrante del trattamento oncologico della mammella. Non può più esistere oggigiorno che una paziente vada in sala operatoria ad avere un trattamento oncologico senza che non le possa essere offerta una possibilità ricostruttiva. Oltretutto è fondamentale perché anche solo sapere che la mammella possa essere ricostruita fa affrontare le cure da un punto di vista psicologico in un modo molto migliore. Sembra una cosa banale, ma siccome il percorso ricostruttivo può essere anche un pochino lungo, sapere che ci sono delle scadenze a distanza di tempo fa affrontare anche la malattia in un modo diverso perché le pazienti dicono: va bene, se mi vogliono ricostruire, ci si mette 6 mesi, 1 anno, 2 anni, vuol dire che magari davvero la mia malattia non è così pesante e posso affrontare diversamente tutto quello che mi può succedere dopo. Non è un trattamento quello della mammella solo di una persona, solo del senologo o solo del chirurgo plastico, come parliamo oggi, ma è importantissima la condivisione e la collaborazione. C'è un team di persone che vanno, sì, certo, senologo, chirurgo plastico, fisiatra, genetista, soprattutto in questi ultimi anni, dove la problematica genetica del tumore della mammella è un pochino alla ribalta. L'oncologo fondamentale perché è quello che dà le direttive per le eventuali terapie che possono essere necessarie dopo il trattamento chirurgico. Sì, in linea di massima sì, con le tecniche che abbiamo a disposizione è sempre possibile ricostruire una mammella, anche se le variabili sono veramente tante. Questo è un pochino il planning in cui noi ci troviamo di fronte ogni volta che affrontiamo questo tipo di problematica e dipende molto dal tipo di mastectomia che viene eseguita, piuttosto che dal tipo di quadrantectomia. La quadrantectomia, come farò vedere fra poco, è solo l'asportazione parziale della ghiandola mammaria. Vi può essere una ricostruzione immediata, cioè al termine dell'intervento demolitivo eseguire una ricostruzione o iniziare un percorso ricostruttivo, oppure se non c'è stata la possibilità per i più svariati motivi di ricostruire la mammella in modo immediato, una ricostruzione che viene fatta a distanza di tempo. Le tecniche sono diversissime, possono andare dagli espansori, che sono dei palloncini che si gonfiano con dell'acqua, alle protesi immediate, all'utilizzo di altre parti del corpo per ricostruire la mammella, ad alcuni presidi che sono fondamentali per creare un apposito spazio dove poter inserire la protesi, ma soprattutto fondamentale per noi, e spesso lo sappiamo prima, è sapere se la paziente deve affrontare un percorso di chemioterapia o di radioterapia, che per noi è un pochino più problematico. Ultimo, ma non ultimo, sono i desideri della paziente. È fondamentale per noi capire
con la paziente qual è il suo desiderio da un punto di vista riconsultivo. E qui la parte psicologica rientra molto, cioè chi è totalmente spaventato di questa patologia, che chiede addirittura se è possibile eseguire una mastectomia controlaterale. C'è chi dice, ma guarda dottore, le mie mammelle sono sempre state molto piccole, se ci fosse la possibilità in questo momento di sfortuna di aumentare un pochino la mammella, sono disparate e sono più incredibili. Ma in parte è anche giusto così. La quadrantectomia è solo asportazione parziale della ghiandola mammaria, un po' come, passatemi in termini, togliere una fetta di torta. Ovviamente è necessario rimodellare quello che rimane per dare alla mammella una buona forma e un aspetto estetico gradevole. La mastectomia invece consiste nell'asportazione totale e completa della ghiandola mammaria e o della pelle sovrastante. Sia che ci sia un intervento di mastectomia che di quadrantectomia, come sappiamo che una delle vie di disseminazione del tumore della mammella è la via linfatica, è sempre necessario andare a indagare le stazioni linfonodali vicino, che sono quelle a livello ascellare. Ormai da anni non si fa più quella che si chiama dissezione ascellare d'Ambler, ma si usa un particolare tracciante con un radioisotopo all'interno e si va a evidenziare quello che è il linfonodo che drena il sangue e la linfa dalla regione dove c'è il tumore. In sala operatoria si rimuove, lo si fa analizzare in sala operatoria e se è positivo, purtroppo è ancora oggi necessario eseguire una dissezione ascellare. Se è negativo, invece, si rimanda all'esame istologico definitivo, ma facilmente non si fa più nulla a livello ascellare. Come vi dicevo, dopo l'intervento di parantectomia è necessario rimodellare quello che rimane della ghiandola mammaria. Questi sono gli studi eseguiti dal 77 al 97 proprio in ospedale da noi, l'Istituto Nazionale dei Tumori, che sono gli studi che sono stati accettati in tutto il mondo. Sono quegli studi che hanno fatto sì che l'intervento di quadrantectomia diventasse una routine operatoria in tutto l'ospedale. Erano tre studi differenti, uno metteva in rapporto una mastectomia radicale verso una quadrantectomia più radioterapia, QUART vuol dire proprio questo, quadrantectomia e RT sta per radioterapia. Un altro studio prevedeva, un altro braccio dello studio prevedeva invece l'intervento di quadrantectomia più radioterapia, solo invece con l'asportazione del tumore più radioterapia, e il terzo studio invece prevedeva la quadrantectomia con radioterapia piuttosto che la quadrantectomia sola. Ovviamente da tutti questi studi si evince che se non si fa una mastectomia è necessario eseguire un intervento di quadrantectomia più radioterapia, che ancora adesso è il gold standard per questo tipo di trattamento. Cambia molto sia il volume della mammella sia la sede del tumore per poter eseguire un intervento di questo tipo. A volte è più, da un punto di vista ricostruttivo, è meglio avere un tumore grande in una mammella grande piuttosto che un tumore piccolo in una mammella piccola, perché abbiamo più tessuto a disposizione che possiamo utilizzare per ridare alla mammella una buona forma e un buon colore. Le tecniche che utilizziamo sono mutuate dalla chirurgia estetica e questo fa parte anche della nostra specialità. Se noi dovessimo eseguire un intervento di mastoplastica riduttiva, facciamo una serie di disegni che poi sono importantissimi per ottenere un risultato valido, significativo alla fine dell'intervento. E in caso di tumore, in questo caso è il pallino rosso, noi possiamo asportare il tumore utilizzando appunto queste tecniche di chirurgia estetica, rimodellare la mammella per dare alla mammella una buona forma. Certo, poi la paziente farà la radioterapia che può cambiare un pochino il nostro risultato ricostruttivo, perché la radioterapia crea, pur essendo fatta per sterilizzare i tessuti, un danno ai tessuti, un'ustione ai tessuti la provoca comunque e questo può essere un pochino problematico. Però il risultato è sempre molto accettabile. Oppure dopo mastectomia, siamo ormai nel 2022, sappiamo che nella maggior parte dei casi l'involucro esterno della mammella, la pelle e la cute, può essere conservato. Dobbiamo per forza conservare il solco mammario, prima perché non fa parte della mammella, secondo perché è un punto di riferimento molto importante per la nostra ricostruzione, perché l'altezza del solco mammario ci fa definire il posizionamento corretto dell'impianto protesico. A volte possiamo conservare l'areola, questo dipende dai casi, come a volte possiamo conservare il capezzolo e anche questo dipende ovviamente da ogni caso clinico. Non esiste un solo tumore alla mammella. I tumori alla mammella sono tantissimi, i fattori prognostici legati al tumore alla mammella altrettanto, quindi vi posso dire che ci possono essere 80, 90, 100 tipi diversi di tumore alla mammella e ogni tumore deve essere trattato in un modo adeguato. Queste sono le tecniche
che solitamente si usano per eseguire questi interventi. Quella che vedete più in alto era la prima mastectomia, che era molto aggressiva, sopportava tantissimo della regione toracica, fino ad arrivare all'ultima, che è la skin reducing mastectomy, alla quale noi siamo molto affezionati, perché è una tecnica che abbiamo pubblicato noi, anche questo a livello internazionale, qualche anno fa e che abbiamo rivisto recentemente, che serve per rimodellare contestualmente la cute rimasta dopo la mastectomia per eseguire una ricostruzione in mediale con protesi. Questi che vedete sono gli studi del 2006, di qualche anno fa, con la revisione della tecnica stessa. Da un punto di vista tecnico, la cosa che si fa ancora abbastanza comunemente al termine dell'intervento di mastectomia è quella di mettere un espansore. Che cos'è l'espansore? È già una protesi. È una protesi gonfiabile, vedete che si può gonfiare con un butterfly, quello che comunemente viene chiamato farfallina, si inserisce dell'acqua, questo viene messo al termine dell'intervento di mastectomia dopo aver creato un apposito spazio. Ovviamente nel periodo postoperatorio viene gonfiato attraverso questa valvola, lui piano piano si gonfia, distende i tessuti che sono rimasti dopo l'intervento di mastectomia e crea lo spazio per inserire in tempo successivo un impianto protesico definitivo. Siccome la mammella ricostruita assolutamente ha un aspetto giovanile, tendenzialmente, e qui ritorna ancora parte della chirurgia estetica, utilizziamo quelle tecniche di chirurgia estetica, di mastoplastica riduttiva, di mastoplastica additiva o di mastopessi, per ottenere una buona simmetrizzazione con la mammella contralaterale. Di protesi ce ne sono tantissime che possono essere utilizzate. Da un punto di vista didattico potremmo definirle tra protesi rotonde e protesi anatomiche. In chirurgia ricostruttiva le protesi rotonde non si usano, c'è ancora chi le usa da un punto di vista di chirurgia estetica. E questo perché? Perché la mammella non è rotonda, e avere una protesi anatomica o, come viene erroneamente definita, goccia, che ha la parte superiore più sottile e la parte inferiore esce un pochino di più, che è un pochino più proiettata, conferisce alla mammella sicuramente una forma migliore. Anche perché la protesi rotonda ha solo un diametro e una proiezione, mentre la protesi anatomica ha un diametro, un'altezza e una proiezione. E come vedete, se queste sono di un'azienda qualsiasi le protesi che possiamo avere a disposizione rotonde, tutte queste sono le protesi che possiamo avere a disposizione da un punto di vista anatomico. Sì, le protesi sono assolutamente sicure. Dalle prime protesi che sono nate nel 1969 della ditta Dow Corning, che erano le prime che venivano immesse sul mercato con una superficie liscia e un gel di silicone molto molto morbido, negli anni c'è stata ovviamente un'evoluzione, purtroppo anche evoluzioni non tanto belle, probabilmente ricorderete qualche anno fa il famoso scandalo delle protesi della PIP francesi, che avevano all'interno non un silicone medicale ma un silicone industriale. Il silicone che c'è adesso all'interno delle protesi è uguale per tutte le protesi, c'è solo un'azienda al mondo che lo costruisce. Quello che cambia, nonostante le aziende siano diverse, è l'involucro esterno, che può essere più o meno liscio, più o meno rugoso, più o meno, come dice noi, viene chiamato testurizzato, in base ovviamente alle diverse necessità. Come vedete, se una protesi tagliata a metà non migra, non va da nessuna parte, di dove è rimane, quindi anche in caso di rottura protesica non succede più quello che succedeva una volta con un gel molto liquido, che i tessuti potevano riassorbire il gel di silicone stesso. È sempre una relazione tra l'organismo e l'impianto protesico, le protesi per questo non hanno una vera e propria scadenza. Però noi siamo soliti dire che dopo 10, 12, 15, 20 anni, essendo comunque un materiale strano all'interno dell'organismo, è sempre bene cambiarlo ed è sempre bene sostituirlo. Tenete presente che la sostituzione della protesi è un intervento molto molto leggero, perché si apre solo una parte della ferita, se ne rimuove uno con l'involucro che si forma, che si chiama capsula, e si sostituisce con un impianto protesico diverso. Ci sono altre tecniche per la ricostruzione della mammella, sono un pochino più impegnative, vengono riservate a casi particolari, soprattutto nelle pazienti che hanno fatto la radioterapia, e utilizzano parti del corpo della paziente stessa, ovviamente non possono dare rigetto per questo motivo, per ricostruire il tessuto ghiandolare mancante. L'intervento forse più conosciuto è quello del muscolo grandorsale: si prende il muscolo grandorsale, che è un muscolo molto largo e molto sottile, può essere utilizzato solo come muscolo, come un'isola cutanea, o si può anche inserire un impianto protesico nel caso sia necessario dare più volume. Si utilizza soprattutto in radioterapia, perché andiamo a portare del tessuto non radiotrattato, perché la radioterapia ovviamente la schiena non si fa,
perché la radioterapia e le protesi possono dare delle complicanze maggiori, proprio per quello che vi dicevo, nel fatto che la radioterapia crea comunque un danno tessutale e la protesi come corpo estraneo fa sì che sia mal sopportata dall'organismo stesso. Quindi poter utilizzare una protesi ricoperta da un tessuto non radiotrattato ci garantisce sicuramente una stabilità maggiore nel tempo e un risultato migliore nel tempo. L'altro grande intervento che viene eseguito, questo senza addirittura utilizzare la protesi, è infatti un po' una nostra prima scelta, è quello di utilizzare il tessuto che va da sopra l'ombelico fino al pube, può essere eseguito nella tecnica tradizionale che si chiama trama, transversus rectus abdominis miocutaneo, cioè quindi lembo diretto addominale miocutaneo trasverso, lo si lascia unito, quest'isola di cutere, il tessuto sottocutaneo, a un muscolo che si chiama retto dell'addome perché all'interno c'è un'arteria che riesce a vascolarizzare questa grossa quantità di tessuto e lo si mette in regione mammare e lo si rimodella per dare alla mammella una forma molto simile alla mammella controlaterale. L'evoluzione di questa tecnica è lo stesso tipo di intervento fatto però con tecniche microchirurgiche, nel senso che l'isola di cute a livello addominale è la medesima, è la stessa, non si sposta un muscolo che comunque se c'è un muscolo, un motivo c'è, una funzione ce l'ha, e si esegue un'anastomosi microvascolare tra artere e vena della regione dello sterno, e anche in questo modo c'è la possibilità di ricostruire la mammella senza l'utilizzo di una protesi. Come vi dicevo, sono tecniche che vengono riservate non cotanto come seconda scelta, ma in casi selezionati, perché sono tecniche molto più impegnative rispetto all'utilizzo delle protesi. Non tutti i reparti sono in grado di eseguire questo tipo di interventi che sono molto complessi, addirittura un lembo die può impegnare 6, 7, 8 ore di sala operatoria. Ovvio che un centro come può essere l'Istituto Nazionale dei Tumori, che si occupa a 360 gradi sia della parte oncologica che della parte ricostruttiva, queste tecniche devono essere all'ordine del giorno per poter dare il panorama più completo di possibilità ricostruttiva alle nostre pazienti. Cosa ci riserva il futuro? Speriamo belle cose, speriamo assolutamente belle cose. Tenete presente che a volte il futuro è già il nostro presente. Sicuramente le aziende ci aiutano tantissimo da questo punto di vista perché fanno anche loro tanta ricerca, ci mettono a disposizione tanti prodotti. Noi stessi, da un punto di vista chirurgico, a volte ci inventiamo delle cose che senza un'azienda alle nostre spalle non potremmo mai realizzare. E però, le novità sono assolutamente tante. Come vi dicevo, soprattutto novità dei materiali. Esistono una serie di prodotti che vengono chiamati ADM, a Cellular Dermal Matrix, che ci permettono molto più facilmente rispetto a quello che succedeva una volta di poter ricostruire la mammella in un modo immediato, perché questi prodotti, che poi vengono piano piano riassorbiti dall'organismo, sono a base di derma, spesso animale, ovviamente purificato, di solito è porcino e bovino, questi materiali riescono a creare una tasca, in termini tecnici proprio così, idonea per poter inserire una protesi che ha un determinato peso, un determinato volume. La pelle al termine della mastectomia, ed è fatto per motivi oncologici, solitamente molto sottile, quindi avere un supporto alla protesi che non la faccia decubitare nella parte inferiore è molto importante. Altri materiali, come quello che vedete sulla destra, sono a base di una rete di titanio e anche questo può dare un ottimo prodotto. Poi il chirurgo tende a scegliere quello che preferisce. Sono tutte tecniche estremamente varie. Da qualche anno c'è addirittura una sorta di conchiglia, come vedete, che possa racchiudere la protesi, anche questo è materiale da assorbire, per far sì che tenda a decubitare ancora meno sul poro inferiore e rimanere ferma e fissa. Quello che è intuibile, la protesi che è inserita o sotto il muscolo, sotto cute, con un nuovo trend attuale, possa avere nella parte inferiore, vedete questa strisciolina bianca, di tessuto che possa, come vi dicevo, supportare il peso della protesi stessa. Oltre a questo c'è anche lo studio di tanti materiali, abbiamo studiato anche noi, che è questo bisturi elettrico molto molto particolare, definito al plasma, che non scalda assolutamente, ha una punta fredda, quindi si usa un bisturi elettrico quasi come se fosse una lama. E questo per i pazienti radiotrattati è fondamentale perché anche il danno termico del bisturi elettrico normale può creare molti problemi in questo ambito. L'altro grande capitolo che è sempre futuro, ma è anche tanto passato, non mi ricordo quando ero ormai 30 anni fa in specialità che si facevano già questi tipi di trattamenti con indicazioni diverse, con motivazioni diverse, in modo diverso, è quello del lipofilling o della cosiddetta medicina degenerativa.
Questo ha creato a livello internazionale un cambiamento incredibile su quelle che sono le possibilità dell'utilizzo del tessuto adiposo in queste aree. Vedete addirittura giornali e riviste internazionali come parlano delle cellule staminali, e tutti noi ne abbiamo sentito parlare in diversi ambiti, in diverse soluzioni. La tecnica è molto semplice: si preleva con una piccola canna del tessuto adiposo, lo si mette in una centrifuga, questa è la tecnica tradizionale, finché si ottiene del grasso estremamente puro che può essere rimpiantato. Può essere utilizzato anche solo per ricostruire la mammella, il tessuto adiposo, però ovviamente siccome deve essere rivitalizzato non possiamo ricostruire mammelle molto grandi, però con più interventi questo è fattibile. Perché dico con più interventi? Perché è meglio mettere meno grasso più volte che tanto grasso in una volta sola. Noi sappiamo che una percentuale di tessuto adiposo va incontro all'assorbimento, quindi se noi mettiamo tanto tessuto adiposo si risolve molto più facilmente perché non viene rivitalizzato. Quindi, come vi dicevo, meno più volte. Serve tantissimo per i pazienti che hanno fatto la radioterapia, perché si porta appunto, come dicevo, del tessuto non retrotrattato, perché se lo preleviamo dalle ginocchia, dall'addome, dai fianchi, ovunque, lì non è stata fatta la radioterapia per la mammella, e all'interno ci sono queste cellule staminali che sono in grado di migliorare tantissimo la qualità dei tessuti retrotrattati. Addirittura dopo 2, 3, 4 trattamenti di ipofilli possiamo pensare di ricostruire una mammella utilizzando una protesi o un espansore o una protesi, invece di ricorrere agli altri interventi di ricostruzione con diepe retto addominale o dorsale, come vi ho fatto vedere. Riassumendo un pochino questa chiacchierata tra di noi, la scelta ricostruttiva deve essere un'interazione tra le necessità oncologiche. Nessuno di noi anteporrebbe le necessità estetiche, ovviamente, a quelle oncologiche. Le conoscenze chirurgiche, come vi dicevo, un reparto che si occupa di questo deve essere in grado di coprire a 360 gradi tutte le varie problematiche, anche di complicanze che possono scaturire. Le possibilità ovviamente di ottenere un buon risultato dal punto di vista cosmetico, per non dire estetico, e il desiderio della paziente, perché spesso e volentieri noi parliamo di pazienti senza pensare che dietro un paziente c'è una persona con determinate esigenze, determinati desideri e determinate voglie. Ed è per questo che bisogna sempre creare il minor disagio in tutte le tecniche che utilizziamo. Quindi, riassumendo, qual è il nostro know-how da questo punto di vista, che tipo di ricostruzione possiamo offrire ai pazienti? Sicuramente una ricostruzione immediata, perché da un punto di vista oncologico è sicuro, non c'è motivo di aspettare del tempo per eseguire una ricostruzione mammaria. Da un punto di vista psicologico è assolutamente fondamentale, per quello che abbiamo anche detto, riduce sia i tempi chirurgici e anche i costi, e ultimamente con i costi tutti noi abbiamo a che fare, quindi, e soprattutto in questo periodo. Dà un miglior risultato e dà, come leggete, una qualità di vita sicuramente migliore alle pazienti. La qualità di vita di tutte le persone dipende da due principali fattori: le dimensioni correlate alla salute e quelle non correlate alla salute. Quelle non correlate alla salute sono i desideri di ognuno di noi, gli obiettivi, le convenzioni, quello che vogliamo fare della nostra vita, la famiglia, il reddito, gli amici, la cultura, la scuola, gli eventi bellici. Ci troviamo veramente anche in questo momento, purtroppo, in questa situazione. Quelli invece correlati alla salute sono il benessere fisico, la possibilità di muoversi, andare in giro, fare attività fisica, e anche da questo punto di vista gli anni che abbiamo appena passato non ci hanno sicuramente aiutato, purtroppo. Un benessere psicologico, l'ansia, la paura, la depressione, la capacità di avere relazioni sociali, di comunicare, capacità di lavorare in un modo produttivo, perché anche questo è assolutamente importante per un benessere correlato alla nostra salute, che corrisponde appunto a uno stato di salute generale. Infatti il termine di qualità della vita correlato alla salute risale addirittura al 1948, in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che la salute è lo stato completo, benessere fisico, psicologico e sociale, e non solamente l'assenza di malattia. Possiamo stare bene fisicamente, ma stare male per altri motivi. E da un punto di vista ricostruttivo, negli anni sono state tante le pazienti che in un modo o nell'altro mi hanno ringraziato per quello che è stato fatto. Questo era qualche anno fa, vi ricordate che andava di moda a fare i calendari, e questa giovane signora si è messa in gioco da questo punto di vista, aveva fatto una mastectomia e una ricostruzione, e ha pensato bene di fare un calendario.
Oppure questa invece è una sfilata a New York di donne mastettomizzate che hanno appunto fatto una sfilata in costume da bagno o con altri vestiti proprio per dimostrare che nonostante il problema oncologico e riproduttivo, chi sì, chi no, avesse avuto, assolutamente erano donne come le altre, non dovevano sentirsi meno male. Anni fa avevo fatto anche un giochino col telefono, tutti noi ormai utilizziamo i vari WhatsApp dove ci sono le fotografie, e tante pazienti che hanno il mio numero di telefono, e ho scaricato le loro immagini. Ed erano immagini molto belle, perché erano immagini di serenità, di tramonti, al mare, di animali, di cani, di gatti, di bambini, di abbracci. E questo mi dimostrava che comunque erano persone che avevano ripreso la loro serenità e la loro vita, nonostante fossero passate da un momento sicuramente tragico. C'è chi anche ha scritto, e le pubblicazioni da questo punto di vista sono tantissime. Questo era un libro di una nostra paziente, prendiamolo di petto, dove aveva fatto una serie di fotografie alle pazienti in un modo molto molto particolare, e anche in questo libro si vedeva la serenità di queste persone delle età più svariate, da quelle giovani a quelle anziane, di come avevano affrontato tutto il loro percorso. Oppure altre ancora, ripeto, le pubblicazioni sono tantissime, chi racconta la propria storia e la vuole denunciare agli altri la propria storia. Oppure, come in caso della vedete a sinistra, di donne che raccontano come la chirurgia plastica riconostruttiva abbia restituito a loro il sorriso. E questo per chi si occupa di questo tipo di problematiche è sicuramente molto gradevole e molto gratificante. E in ultimo, è importantissimo anche quanto le associazioni femminili possono aiutare queste signore. Questa è forse una delle più importanti, Salute Donna, associazioni femminili di quest'ambito, è nata tantissimi anni fa in istituto, hanno una serie di attività, di percorsi, anche solo parlare, anche solo ascoltare queste donne, perché magari il medico è di corsa, magari l'infermiere non riesce a essere esauriente. Invece queste sono tutte donne che hanno vissuto le stesse situazioni, che possono raccontare come sta, possono raccontare cosa succede quando si fa la chemioterapia, perché l'hanno vissuto in prima persona, riescono a occupare queste signore. Ed è assolutamente importante, fondamentale, ripeto, questa è una, ma ce ne sono tantissime, che questi tipi di persone, ovviamente a livello di volontariato, possono aiutare queste signore. E in ultimo, permettetemi, io non sono una poeta, ma permettetevi di leggere questo piccolo scritto di una signora che mi ha lasciato qualche giorno fa. Ci sono giorni in cui ritorna la rabbia del rifiuto, pugni battuti contro il muro e nel petto un tuono. Perché? Se il pensiero si scolla dal presente, sul domani piovono le ipotetiche delle preoccupazioni, dolori, strascichi, condizionamenti. E quella rima che non è un verso. Ma ci sono anche giorni, e sono i più, in cui il sole risplende con tenacia e si rinfrange nello specchio del cielo e mi abbraccia, mentre il vento intreccia le sue dita tra i miei capelli nuovi e li scompiglia, e l'aria mi avvolge con i suoi. In tutto questo, tace stupito, il cupo tuono inerme di fronte al silenzioso arcobaleno della vita. Vi ringrazio.